Salve ragazzi e bentornati su Dark Souls 2. Siamo arrivati al 17° episodio. Abbiamo trovato la strada per proseguire. Vi ricordate qua dove c'erano quelli col martellone che li abbiamo killati? Ecco, non avevamo visto, o almeno io non avevo visto questa strada che appunto ci fa andare avanti. Ora speriamo di riuscire nel nostro intento. Poi lì qualcosa ci ha avvelenato. Qua, anche qua, ci ha avvelenato. Lì c'è uno col martello, c'è caduto, non so dove è caduto. Vabbè. Questo qua ci ha fatto tanto male. Abbiamo killati molto bene. Oh, lì c'è già un boss. Vediamo prima se abbiamo qualcosa da prendere. Poi mi scambio sempre per vasi. Dai, fanno le puzzette in compagnia. Come hai osato a prendermi tu, vile martellaro? Vai a fare il fabbro con quel martello invece di venire a rompere a me. Baulozzo. Lo sapevo! Scansati! Cavolo. Poi ci ha preso uguale. Torcia. Qua potremmo provare a saltare e prendere un oggetto. Qua dove c'è? C'è qualche anima che penso che torni utile. Siamo fuori. No, a chi mi ha puntato? Hai fatto sprecare un'anima. Dai! Mannaggia te e la stamina che c'hai. Incenso dello scettico. Questa roba qua, una freccia. Frammento di titanite, guarda, giusto per la titanite ne è valsa la pena. Usiamo una gemma. E proviamo ad andare da questo, perché questo è un boss sicuro, guarda. Ci scommetto 33.000 anime, non so un po', ecco. Poi non si può andare. Dai, su. Fai un attacco così ti posso attaccare io. Perfetto. Ho già capito che non è neanche di quelle più forti. So che se ci prende ci fa fuori in un battibaleno, però. No. Recuperiamo un po' di stamina perché siamo a secco. Dai, che siamo a metà.
non vorrei parlare troppo presto, ma mi sembra un boss abbastanza facile e prevedibile. Però c'è da dire che noi stiamo lottando a distanza, eh? Non credo sia un problema neanche per incontri ravvicinati, però abbiamo il vantaggio della distanza. Ti fa male la pancia. Ecco, ci ha presi. Lo sapevo, non dovevamo parlare troppo presto. Ok, lo abbiamo killato. Molto bene. Anima demone della cupidigia. Vede essere cupidi. Cupidi, cosa si risolve? Niente, qua. Qua deve andare avanti. Accendiamo subito il falò. Rifocilliamoci un po'. E vediamo chi è questo tipo. Ah no, questo lo conosciamo già. Anello protezione di acciaio più 1. Avevamo anche un altro anello protezione d'acciaio, no? O era solo quello? Aumenta la difesa fisica. Ecco, questo non è male. Ah, questo cosa fa? Aumenta l'equilibrio, anche questo serve. Proviamo a mettere questo, dai. Basta, non ci abbiamo da dirci più niente. Aspetta, io vado a livellare, se non vi dispiace, signori e signori. Ci rivediamo poi qua dopo aver livellato. Ok ragazzi, rieccoci qua dopo aver livellato, ho aumentato un po' di parametri, ho dato un po' a tutti i parametri, un po' qualcosa, a vitalità soprattutto e alla stamina. Anche un punto intelligenza ho dato, giusto per aumentare ancora un po' i nostri incantesimi. Questi nemici sono nuovi. Lui no. Oh. E adesso ci muori da solo? O no? No, non ci muori neanche da solo. Pensavo che avvelenato morisse da solo. Prima è successo già 2 volte che si avvelenava da solo. Lo sapevo. C'erano i bastardi di arcieri. Dai, sparami un'altra freccia. Scusate ragazzi, dico sempre sparami le frecce, ma mi viene spontaneo. So che le frecce si tirano e non si sparano. Oh, vieni qua. È andato. E dove è finito? Mi sa che è caduto. È caduto come un fesso.
Oh, ragazzi, mettiamoci d'accordo, eh? Ok. Di là c'è una scala, di qua ci sarà qualche nemico. Qua c'è una leva da tirare. Qua c'è un baule da prendere. Vai a vedere all'indietro. No. Sa mai che c'è qualche nemico. Picca. Fatemi vedere un attimo questa picca. Eccola qua. Non la possiamo usare. Come ci andiamo? Vedremo di scoprirlo. Intanto posso azionare questa leva, che non ho idea di cosa faccia. Ah, di lì ci andiamo di qua. Non era così difficile. No, sì, una pipa, ci andiamo di qua. Manco se prego riesco a fare questo salto. Guardate lì, ci buttiamo lì. Vediamo allora. C'è una scala qua? No, non è la scala. Se mi butto muoio. Ci posso andare allora? No. Volevo andare lì sotto, vedete? Lì. Ma non ci posso andare da qua. No, da qua dove siamo saliti. Per vedere un po' se c'è. Ah, ma questa è la nostra strada. Non c'entra niente. Siamo tornati indietro per nulla. Per nulla. È questa la porta. Vabbè. Tanto so che lo scoprirò più avanti come fare. Come sempre d'altronde, quando registro non scopro mai niente, quando poi non registro scopro tutte le magagne di questo gioco. Ehi, i ninja hanno assoldato. Oh. Dai! Evita! E uno c'è morto. E questo c'è morto pure. Finiti con ninja? I bravi, uccidiamolo a distanza. No, un altro boss. Questo gioco è pieno di boss. Bomba nera. Sì, ma mi hanno detto che eri furbo, eh. Adesso abbiamo un po' più di stamina, riusciamo a fare più attacchi. Ho visto, ragazzi, che c'era scritto tira di là, però volevo vedere di qua prima cosa c'era.
andiamo a tirare intanto quella leva. Non vorrei che poi devo tornare indietro solo per tirare questa leva qua. È successo? Ha fatto... Oi. Non mi levare subito. No, non si leva. Non vorrei che mi casca in testa. Infatti stava per ricascare. Che la facciamo? Andiamo a vedere quel boss. Ora che abbiamo poche anime almeno. Qua c'è un'altra leva. Ecco, questo ci chiude. Aprirà sicuramente qualcos'altro. Poi lì c'è un'anima. Poi andiamo a affrontare quella nebbia. Maschera del manichino. Ah, ma quella nebbia va da un falò, però non è giusto che si vede prima. Ok. Dobbiamo vedere cos'è quella maschera del manichino che abbiamo preso. Ok, in questo falò non si va avanti. Cioè, un falò nascosto da una nebbia, ma che senso c'ha? Va buone. Non salviamo così. Non dobbiamo preoccuparci dei nemici. Maschera del manichino, dobbiamo vedere. Vediamo com'è. Brutta! Leva, leva! Non mi piace. Mettiamoci resistenti sempre al veleno, perché qua è pieno di veleno questo posto. Quantomeno non dobbiamo ricominciare da capo, dai. Tre attacchi. E tre. Lo sapevo. Ho imparato ormai. Volevi fregarmi. Invece no, è andata male. Oh, c'è un tipo. Dici? Si apre da questo lato. Sono quasi contento che non si apra. Questo è cattivo.